Grazie Presidente, buongiorno a tutti e diciamo, grazie per l'attenzione che darete, visto che la prima volta ci vediamo con conferenza stampa, anche al lavoro del nostro assessorato. Stamattina abbiamo approvato due documenti, due delibere importanti per quello che riguarda i fondi sulla coesione sociale e la governance sulle strategie delle aree interne, ma direi la cosa più importante è stata una forte attenzione da parte della Giunta insieme alle strutture che governano gli affari europei e il Fondo Sociale che ci ha permesso di immaginare un percorso che darà sviluppo e rilancio all'attività di governance soprattutto dell'FSE. In settimana abbiamo risolto, grazie alla collaborazione delle strutture, alcuni problemi relativi alla gestione dell'aeroporto, soprattutto alla difficoltà delle erogazioni di finanziamenti che si era realizzata nell'ultimo periodo, ma la notizia più importante di oggi è che è stato definitivamente affidato il servizio a Trenitalia, servizio che partirà da dicembre 2019, ma apre finalmente ed è un punto di partenza per prospettive di qualità, di durata e anche di possibile interlocuzione per cominciare a fare un percorso serio di realizzazione di quello che è un po' il sogno di tutti, ecco, un servizio che dia le risposte di puntualità. Nel nuovo contratto è prevista, sono previste la riapertura delle biglietterie, l'utilizzo dei treni bimodali che arriveranno e sono previste anche forme di organizzazione della famosa bigliettazione integrata ferro-gomma che, appunto, avendo un interlocutore che risponde al contratto nostro, potranno essere avviate. Direi questo pone le basi per fare un lavoro nel 2019 che ci dovrà vedere affrontare a tappe il discorso legato alla possibile introduzione di una fermata di alta velocità su Chivasso e a quello che interessa un po' a tutti, ecco, la realizzazione del piano dei trasporti e l'impegno definitivo da parte di RFI sulla elettrificazione della linea. E direi che questo è per noi è un punto di partenza. Rispetto a questo non si può che ringraziare gli assessori che mi hanno preceduto e le strutture che ci hanno lavorato in questo periodo. L'impressione che abbiamo è che ci sia comunque, ho avuto contatti in questi giorni con l'assessore Balocco della Regione Piemonte, lo vedrò il 27 per un primo incontro informale e avremo modo di lavorare in questa ultima fase della loro legislatura, visto che la Piemonte andrà alle elezioni, e cercheremo di porre le basi per far sì che il famoso accordo LAPQ, che prevede ancora circa 7 milioni di euro di utilizzo, trovi nei prossimi mesi una risposta di modo che si possano utilizzare queste risorse e cominciare a dare le risposte sui servizi. Grazie. Grazie.